Oggi si è conclusa la prima giornata di selezione dei 90 progetti di Facciamo un'impresa, un'iniziativa formativa voluta dal gruppo giovani di Confregenato del Veneto che in collaborazione con la Regione Veneto e l'Istituto Veneto per il Lavoro e Veneto Sviluppo hanno realizzato nell'arco dell'anno scolastico 2014-2015. Si tratta di 90 progetti imprenditoriali in diversi ambiti del lavoro, dall'alimentazione, la meccanica, il legno, il tessile, l'elettricità, l'elettronica, eccetera. Oggi ad Asolo si è tenuta la selezione di 17 progetti pervenuti nell'ambito dell'alimentazione. Il progetto riguarda e ha coinvolto 1500 ragazzi. E sono 1500 ragazzi di tutto il Veneto, di 57 scuole tra CFP e istituti professionali, e che hanno elaborato di fatto poi una novantina di idee imprenditoriali. Ecco. Il percorso nasce di fatto abbiamo iniziato già l'anno scorso, per cui li è coinvolti in quasi tutto un anno scolastico, è stato sviluppato attraverso una serie di interventi che ha coinvolto i ragazzi per ben 80 ore, per cui 80 ore all'interno delle attività, con varie fasi. Prima fase i ragazzi li abbiamo spostati nelle nostre imprese artigiane e gli abbiamo fatto toccare con mano cosa vuol dire fare l'imprenditore, cosa vuol dire un'impresa artigiana, che tipo di attività fa e come si organizza per fare le sue attività. Dopodiché abbiamo spostato l'impresa dentro la scuola, per cui l'imprenditore che ha toccato con mano cosa vuol dire la scuola, però dando il suo contributo e la sua esperienza. Abbiamo fatto una ulteriore fase di creatività, a quel punto proprio di cercare di sviluppare nei ragazzi un'idea imprenditoriale in modo, come dire, giocoso, nello stesso tempo però dandogli anche una strumentazione tecnica. Il portale e tutti gli strumenti che abbiamo poi collocato all'interno del portale erano strumenti tecnici che hanno permesso ai ragazzi di oggi e nei prossimi giorni di presentare le loro idee attraverso dei video, attraverso dei business plan, attraverso tutta una strumentazione che diciamo molto più vicina alle loro possibilità, anche alle loro esigenze. E alla fine abbiamo avuto noi un riscontro estremamente positivo, perché ci ha sorpreso, cioè 90 idee imprenditoriali non sono cose di poco conto, strutturate, pensate, eccetera, tenendo conto che sono ragazzi del quarto anno, in alcuni casi del terzo anno, per cui di fatto anche giovani insomma in questo senso, però sorpreso, perché le loro idee sono concrete, sono pieni di entusiasmo, in questo senso sono stati meravigliosi e hanno dimostrato di avere una fantasia incredibile, ma hanno anche dimostrato di essere attenti a come si traduce questa fantasia in modo concreto, numeri, possibilità, confronto col territorio, quali sono i miei concorrenti, che possibilità ho, in che modo posso strutturare questa idea, come la posso poi realizzare da un punto di vista economico, da un punto di vista societario, eccetera. E questo ci dà, come dire, conforto che il metodo che noi abbiamo utilizzato, che non era vi insegniamo come si fa, ma vi diamo degli strumenti perché voi possiate utilizzarli e esprimere al meglio le vostre idee, la vostra fantasia, beh, questo metodo è un metodo che ha dato dei risultati estremamente positivi. Con il prossimo mese avremo alla fine un metti insieme tutti i progetti di questa direttiva regionale del Fondo Sociale e alla fine avremo, come dire, un confronto generale tra i migliori progetti, e sarà anche un momento di confronto tra le parti sociali da un lato, ma le scuole e i ragazzi, per capire, per anche riprogrammare in modo nuovo quello che può essere una programmazione anche futura per quanto riguarda questo tipo di iniziative che certamente noi vorremmo continuare a alimentare. E i ragazzi sono più portati a, non solo alla teoria ma anche alla pratica, sono più attenti, più volonterosi alla pratica che non alla semplice teoria dei libri di scuola. Per cui anche loro li ho sentiti molto, molto contenti, molto attivi su questi progetti. È stato difficile valutarli? Sì, è stato difficile perché nella media si sono portati tutti più o meno allo stesso livello, quindi a un certo punto abbiamo dovuto fare delle scelte, come è logico che sia, però una buona qualità, diciamo. I ragazzi che sono venuti in azienda da noi mi hanno colpito per l'entusiasmo e per la serietà con cui hanno preso parte a questo progetto e soprattutto l'interesse nell'ascoltare le persone che gli davano delle esperienze a livello lavorativo. Questo sì, mi ha colpito molto. Io insegno da 30 anni, ho alunni che sono già abbastanza adulti, che veramente hanno creato delle imprese,
quindi una buona parte, una certa parte dei nostri alunni hanno quel destino, perché nella ristorazione poi è anche importante cercare l'impresa, mettersi in proprio, e perché anche è la vocazione stessa della professione. Noi non è che dobbiamo preparare il classico coghetto che va e lavora sotto casa, perché per quello forse non c'è manco bisogno di frequentare un istituto, no? E l'obiettivo finale è proprio prendere in mano le redini della ristorazione italiana e farla diventare ancora più grande di quello che è.